Andrea, buongiorno, spero tutto bene. Stamattina, anzi oggi pomeriggio, facciamo una solita apertura di un pacco di una scarpa molto interessante e della quale saremo i primi in Italia a fare la recensione. Ma tu stai bene innanzitutto? Io sto bene, sono un po' stanco, sto facendo fatica a capire che marca è, perché hai su una felpa che non fa un paio di scarpe da corsa. In realtà, se guardi qua, dovresti capire che si tratta di un gruppo americano. Ti do un suggerimento, potrebbe essere North Face, Timberland oppure anche altra. Ok, adesso lanciamelo, se arriva ed è pesantissimo potrebbe essere Timberland. Va bene Andrea, allora mi metto il cappellino. Porca, sei bello. E ti lancio la scarpa. No, lancialo bene, guarda che... Lancio bene, così. Ho avuto una paura del diavolo perché comunque potevo effettivamente romperla, la telecamera. Devo spaccarlo o non devo spaccarlo? Secondo me riesci a non spaccarlo. Vado? Vai, procedi. Io tra l'altro ho preso anche la famosa bilancia per capire quanto pesi tu, non la scarpa. Non è il bilancino di Walter White quello? Non lo so, questo me lo devi dire tu. No, te lo deve dire lui. Tra l'altro non so se hai notato, la dottoressa Bonnie sta ritornando ad essere molto carina. L'ho persa, è andata dietro, mi sa. È andata dietro. Si vedeva che stava cambiando il pelo. Di che marchio stiamo parlando? Detta così impossibile. Non è la Timberland. Ma quanto pesa? Aspetta. Sto smontando. 2,80. 2,80, ma di che marchio si tratta? Guarda, perché prima mi hai detto altra, perché se no ero in dubbio con quasi con la Mizuno qua dietro, anche se non c'era il piatto Wave sembrava quasi, ma a sto punto ti direi altra, anche se è un po' strana, un pochino più alta rispetto al solito, però sai che cosa, la zigrinatura qua sotto mi lascia propendere per altra. Provision. Ah, provatela un secondo e poi mi sai dire se stesso numero o mezzo numero in più. Come sai, solitamente di questo marchio prendiamo l'US 9,5, quindi il tuo numero per di fatto utilizzarla al meglio tutte e due. Ma sembra antipronazione. Allora Andrea, stesso numero o mezzo numero in più? Non so se grazie alle tue lamentele o di chi altro, ma adesso le stanno facendo tutte giuste, quindi secondo me è stesso numero assolutamente. Se avevi visto l'intervista di Brian, del fondatore, aveva detto che comunque stavano cercando di risolvere il problema del numero, anche perché chiaramente loro preferiscono vendere nei negozi, ma anche online è una parte di business che ovviamente loro vogliono gestire. Le ultime 4-5 paia che abbiamo provato sempre stesso numero, quindi devo dire che sono rientrati nella normalità. Va bene Andrea, facciamo una cosa, 2 minuti di brainstorming, un piccolo coffee, anche se l'abbiamo già preso, però non fa mai male, e poi dopo vediamo quali sono le caratteristiche di queste scarpe e soprattutto ci racconti cosa ne pensi. Sono curioso, adesso provo subito anche l'altra e vedo un attimino e poi ti dico. Allora Andrea, cosa ne pensi di queste Provision 7, ma innanzitutto quanto pesano? No dai, non tagliarmelo, prima l'ho detto in diretta, avevo detto 2,80, le pesate 2,67, direi che sono diventato bravissimo. Ho visto subito che secondo me avevano un inserto antipronazione, provata in effetti lo sento abbastanza, lo sento zona più spostata verso il tallone, mesopiede e tallone. Bisognerebbe provarla più di più e per tanto tempo durante la corsa, perché provata così lo sento, bisogna capire, sicuramente è straprotettiva e antipronazione, bisogna capire se mi può dar fastidio nelle corse lunghe, quindi vedremo. Cosa ne pensi della tomaia di questa scarpa? Abbiamo detto che a livello di calzata assolutamente sono migliorati tantissimo. La tomaia è molto classica, in effetti sì, con questo spazio adesso nell'avampiede, le punte delle dita che non toccano, secondo me risulta molto 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 confortevole.
l'allacciatura mi sembra molto buona, ci sono questi insertini qua che dovrebbero tirare, cioè di solito le mettono per tirare un po' di più, ma mi sembra che in generale si... Ah no, forse sono solamente di bellezza, perché vedendo all'interno non si collegano, non si dovrebbero collegare da nessuna parte, però in generale una buona allacciatura, ripeto, la tomaia è morbida, confortevole, come i divani, com'è che era. E invece cosa ne pensi della linguetta? In generale le linguette mi davano più problemi, quelle un po' racing, quelle... Forse la peggiore in assoluto era quella della Prime X, che era praticamente di nulla, era una specie di strisciolina. Queste qua normali, chiamo, un po' imbottite, secondo me sono tra le migliori, perché non danno problemi in allacciatura, anche se stringo stretto non mi fa male al dorso del piede. Cosa ne pensi dell'Altra Ego, che è la mescola più famosa di Altra? Di fatto sembra leggermente più dura, utilizzata per coloro i quali avessero problemi di pronazione. Cosa ne dici? Secondo me è molto più dura del solito, non lo stanno più facendo, però ai tempi facevano la scarpa di un intersuola, di una schiuma abbastanza morbida, e poi tipo sta zona qua, se ti ricordi i modelli di dal 2015 in giù, avevano una parte qua grigia, forse Saucony fa ancora una parte di un colore diverso per far vedere che c'è l'inserto antipronazione. Mi sarei aspettato una cosa così, forse un po' meglio, nel senso sfruttavi un'intersuola più morbida e la parte di protezione invece un pochino più dura. A livello di flessibilità, come l'hai vista, si piega, però cosa ne pensi? Si piega, però ripeto, la mescola dura si fa sentire abbastanza e rende la scarpa abbastanza poco flessibile. Ripeto, è un parametro che non prendo neanche troppo in considerazione, se poi pensi che le scarpe più comode che utilizzi sono quelle meno flessibili, quindi diciamo che ci sta anche che non sia troppo flessibile, perché se deve correggere la pronazione è giusto che non sia troppo flessibile. Cosa ne pensi del tallone di questa scarpa? In generale su tutte le scarpe il piede rimane abbastanza bloccato dalla parte qua del collo. Altra è proprio la sua idea, quella di bloccare qua il piede e di lasciarlo libero da tutte le altre parti, quindi non è né costretto nell'avampiede né nel tallone. E se guardi, cioè se qua nel tallone c'è un cuscinetto sia interno che esterno, la parte qua dove poggia il tendine d'Achille è abbastanza morbida, flessibile, non rompe le scatole, è comodo e è morbido, quindi niente di male. Abbiamo apprezzato nel passato i battistrada in casa Altra, in questo caso è addirittura più carrozzato, nonostante non abbiamo visto un aumento di peso della scarpa stessa. Cosa ne pensi? Ovviamente l'hai utilizzata solamente in giardino e poi oggi c'è il sole e non la pioggia. Intanto ho visto come è intagliato sotto, mi ha fregato, cioè mi sembrava quello di Altra, ma non mi sembrava molto più lineare. È molto molto intagliato, è molto spesso, saranno 3 mm almeno di gomma dura di battistrada, secondo me, e per di più non si è alzata di peso, perché ci sono tanti punti vuoti abbastanza intagliati anche nell'intersuola, che la rendono dove sono andati, diciamo, a tirare via un po' di peso. Bisogna capire solo se si incastrano i sassolini, potrebbe essere, ma qualcosa di piccolo, e non credo che dia troppi problemi. Questo in effetti ogni tanto è il problema di questa tipologia di scarpa. Ti chiedo l'ultima cosa, secondo te a chi sono adatte queste scarpe, e soprattutto visto che pesano così poco, a chi le raccomandi? Diciamo che nel 2022 270 grammi sono giusti, secondo me è una scarpa che si rivolge a sicuramente pronatori severi, l'inserto antipronazione c'è e si sente, è una scarpa anche per atleti un pochino più pesanti, comunque 270 grammi di scarpa, una mescola così un po' duretta, secondo me ci sta bene per atleti, fai non di più di 80 kg. E consiglieresti comunque a persone che pesano sugli 80 kg di utilizzare una scarpa zero drop, oppure invece suggeriresti di andare con i piedi di piombo? Lo suggerirei un po' a tutti, anche a chi pesa 60 kg, ovvio che partire così d'amblè, fare 15-18 km a botta ogni giorno con una scarpa zero drop non è che sia molto carino, quindi ci sta come scarpa di ricambio, magari per le corse un pochino più lente le prime volte, quelle di rigenero.
da provare, da capire un attimino come funziona, comunque da alternare. La utilizzeresti in una mezza maratona rigenerante, i tuoi famosi 120 minuti di cui parli spesso sul tuo secondo canale? Dipende dal giorno qual è, dovrei provare, anche perché mi piace certe volte, o meglio, non so come esco conciato di solito. Se sto bene poi mi piace tiracchiare un pochino di più, se invece sono un po' stanco mi piace andare un pochino più lento, e dovrei capire questa scarpa qua se si porta, se si riesce a portare sia a 4,20, 4,10 e non avere problemi a 4,40, per dire. Va bene, grazie Andrea. Se dovessimo arrivare a 5.000 views faremo la recensione completa comunque nei prossimi giorni, la testeremo meglio. Ti auguro una buona giornata e stasera, mi raccomando, Halloween. Stasera non festeggiamo Halloween, mi tocca uscire ancora a correre, almeno sei in compagnia, e niente. Va bene, ciao, alla prossima. Ciao.